è molto concreta e controlla delle regioni, però dobbiamo per senso storico ricordarci che finanziare la resistenza non è una politica nuova. Ecco. I talebani di oggi sono una costola della resistenza antirussa che gli americani finanziarono 20 anni fa. Certo. Quindi l'arma di finanziare la resistenza, su cui poi perdi controllo, è sempre un tema molto delicato. Anch'io un telegrammino sulla NATO. Quella della NATO è, nella debacle Afghanistan, la debacle. Stoltenberg finalmente nell'intervista ha detto la cosa giusta dopo giorni in cui balbetta e parla in modo propagandistico e non diretto del problema della NATO. La NATO, come ricordava Fidanza prima, la NATO è in Afghanistan perché è stato invocato l'articolo 5, unica volta nella storia della NATO, quello di solidarietà fra paesi alleati. La NATO in Afghanistan ha cambiato missione, lo ricordava anche questo Fidanza, e è più moderna, è meno obsoleta di quella anti-Unione Sovietica che non c'era più. La NATO ha fallito perché, pur avendo avuto alcuni risultati, perché comunque nel paese sono stati fatti errori fortissimi che hanno alimentato le varie resistenze, e la NATO ha dimostrato di essere uno strumento degli americani. E da qui chiudo. Tornando a Gentiloni e tornando a Della Vedova, non perché Gentiloni sia infallibile come lo Spirito Santo Gesù Cristo, ma perché è vero che più che le parole di Trump che dicevano pagate di più, la NATO è obsoleta, un colpo mortale, speriamo di no, alla NATO l'ha dato questa vicenda dell'Afghanistan, che ci ha messo di fronte a una dura realtà. O paghiamo di più nella NATO, se ci crediamo, e abbiamo più potere decisionale, se no siamo dei burattini. E qui rientra il discorso dell'autonomia strategica europea, dell'esercito, del contare di più nelle decisioni militari, e qui si salda l'inizio della trasmissione con le ultime battute che abbiamo fatto. La ringrazio.